Sicuramente credo che alla base di tutto sia stato valutato il lavoro svolto dal mister con tutti i componenti, quindi per dare continuità, che credo sia un aspetto fondamentale per non stravolgere sempre tutti i programmi annualmente, credo che dare continuità a un progetto, soprattutto iniziato poi, ripeto, a fine novembre, credo che sia stata la scelta migliore da parte della società per puntare alla continuità. L'anno scorso siete subentrati al campionato in corso, che cosa cambia invece partire già dal ritiro con un'ossatura importante a livello soprattutto di garanzie tecniche? Il gruppo innanzitutto moralmente, sotto l'aspetto della disciplina, sotto l'aspetto tattico e del lavoro fisico, credo che si basi principalmente in preparazione, quindi si fanno conoscenze, si apprendono metodologie dell'allenatore e si recupera molto tempo rispetto a quando si subentra. È Quindi fondamentale partire con una rosa già ben quadrata per il ritiro a Cascia che partirà il 16 luglio, ci confermi? sì, partirà il 16 sera, dovremo stare lì. Ecco, appunto su questa priorità, partire già con un'ossatura importante dal ritiro. Ma lo ripeto, è determinante perché innanzitutto credo che la società ragioni allo stesso modo di come ragiona il mister nel far sviluppare il lavoro nel miglior modo possibile con una rosa ben definita. Quindi la parte principale credo che sia questa. Sono convinto che in quel periodo riusciremo ad analizzare e a focalizzare bene gli sviluppi e gli andamenti della preparazione. Da lì sono convinto che poi al ritorno ad Avellino la squadra avrà già un'impronta con determinate soluzioni in cui l'allenatore possa poi svolgere il proprio lavoro.